rispetto alla parte della domanda sulle azioni legislative, farei rispondere Cominardi, lo staff di Cominardi, anche Angelo Sormi, collaboratore di Cominardi. E non ricordo il tuo nome. Guido, ok. Prima hai chiesto prima hai chiesto quali sono le attività legislative che i singoli deputati, diciamo, di questo convegno possono portare avanti. Allora, io sono collaboratore legislativo di Claudio e circa una settimana fa, mercoledì, abbiamo portato in commissione una richiesta che avevo sottoposto al Presidente per avviare una indagine conoscitiva sulla disoccupazione tecnologica che sembra non attenere nulla quasi al convegno, in realtà secondo noi attiene, perché molte delle cose che aveva già detto Claudio, dopo questa richiesta depositeremo anche una risoluzione. Secondo noi il primo problema è capire dove il mercato del lavoro, anzi il mondo del lavoro, sta andando, perché è evidente che se nuove forme di innovazione tecnologica porta alla riduzione del numero dei lavoratori, faccio l'esempio di Amazon, 10 anni fa una società di quel tipo avrebbe dovuto avere 600.000 dipendenti, oggi ne ha solo 60.000, proprio a causa dell'automazione. Quindi la prima cosa che dovrebbe fare il legislatore è capire effettivamente cosa sta accadendo a livello globale. Dopo aver compreso le possibili azioni legislative, a quel punto si passa alla seconda fase, cioè eventualmente intervenire per modificare la contrattualistica e gli ammortizzatori sociali. Non è a caso che il Movimento 5 Stelle presenta come primo punto degli eventi il reddito di cittadinanza, perché si inserisce all'interno di quell'ottica. Nel momento in cui molti lavori vengono meno, è giusto che ci sia un ammortizzatore sociale universale che possa, in certo senso, intervenire. Spero che questo abbia risposto comunque alla domanda, alle tue perplessità. Noi da questo punto di vista stiamo facendo questo percorso, ecco.